Ciao a tutti, voglio dedicare questo video al presentarvi di cosa mi occupo a parte le poesie, i pensieri e i racconti che trovate su questo canale. Vorrei parlarvi dei libri che ho scritto, o quantomeno dare di essi qualche accenno. Molti di voi che mi seguono non mi conoscono ancora bene e dunque possono non sapere che scrivo da tanti anni e ho pubblicato il mio primo libro nell'ormai lontano 2012 e ho continuato poi negli anni a produrre altri libri per piccole case editrici. E purtroppo però attualmente questi libri non sono più disponibili in libreria. Mi occupo io ormai personalmente della vendita e mi piacerebbe che essi possano essere letti e conosciuti. Magari presentarli sul canale potrà dar loro un po' di quella fama che non hanno ancora avuto. Troverete a schermo in descrizione l'indirizzo mail per avere tutte le informazioni su come poter averli se siete interessati. Finita questa premessa, vorrei iniziare con la presentazione, ma non prima di avervi ricordato di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, per farlo crescere, mettere mi piace ai video in modo da incoraggiare il mio lavoro e il mio impegno. In totale, ho scritto e pubblicato 8 libri, e per presentarvi al meglio ho pensato di dividerli per genere. E i generi sono tre: la narrativa, i fantasy e le raccolte di racconti. I libri di narrativa che ho scritto sono La bambina che non sapeva volare, L'invisibile realtà, A volte è semplice se piove. I libri fantasy che ho scritto sono Crystal Season, la stagione di cristallo, Prime's Prophecy, la profezia dei primi, Guardian's Genesis, la genesi delle guardiane. Le raccolte di racconti che ho scritto sono Amami come il vento ama le foglie, 24 frammenti di noi. La bambina che non sapeva volare parla di una bambina, appunto, che vive in un villaggio dove tutte le bambine sono capaci di volare, tranne lei, e questo la porta ad essere spesso triste e pensierosa. Imparerà attraverso varie piccole avventure nuove cose che la faranno crescere e migliorare. Si tratta di un libro piuttosto leggero, adatto a grandi e piccini. Tuttavia è capace di far riflettere i primi e intrigare i secondi. L'ho scritto pensando ai genitori che vogliono leggere un libro ai propri figli, oppure a un parente o amici di qualche bambino. Ho fatto delle presentazioni nelle scuole e ho visto sempre i bambini piuttosto interessati. Tra le prime domande: ma poi la bambina alla fine impara a volare? L'invisibile realtà è una storia divisa in tre storie, apparentemente slegate, raccontate sotto forma di strani diari. Bibo, Felli e Alice sono questi i nomi dei protagonisti, che si raccontano al lettore mostrando le loro vulnerabilità e presentando il loro mondo di solitudine e sofferenza. Sono tre bambini, tre preadolescenti, che parlano come se fossero grandi, perché il mondo lo comprendono, ma poi non sanno esprimersi adeguatamente con gli adulti con cui interagiscono. Questo è un libro dai toni tristi e nostalgici, che spinge alla riflessione e a comprendere il mondo di quei giovani introversi che faticano a relazionarsi e perciò si rinchiudono nella loro invisibile realtà. A volte è semplice se piove, la storia di Ermenegildo Sigismondi. È un trentenne medio che vive in Italia, in una città non ben specificata.
Non ha grandi qualità, né la sua vita nulla di diverso da quella di molti altri, se non che essa viene turbata da un fatto particolare, la conoscenza con un cane, un golden retriever che avrà nella sua esistenza, sempre ritardataria e passiva, un'incidenza inaspettata. Questa storia, come mi ha detto qualcuno, non va a parare da nessuna parte. Ma è proprio questo il motivo per cui l'ho scritta. E a me piace che sia così. Non aspettatevi dunque una trama particolarmente intrecciata, né love story struggenti e complesse. A volte è semplice se piove, è solamente uno spaccato di vita del suo protagonista, che vive intensamente una serie di giornate che gli cambiano la vita. Primo episodio di una saga di storie, Crystal Season racconta di un gruppo di personaggi di razza diversa e con un passato difficile per tutti loro. Si ritroveranno volenti o nolenti a collaborare per aiutare alcuni membri di questo strampalato gruppo che va formandosi, al fine di sconfiggere un demone antico che infesta non solo una parte del regno, ma anche le vite di alcuni di essi. Crystal Season è concepito come un racconto corale, dove quel che mi interessava raccontare non era tanto la battaglia contro il demone e i dettagli tipicamente fantasy, quanto più i personaggi e il loro modo di rapportarsi tra di loro, superando divergenze e momenti di difficoltà, consolidando così un legame che all'inizio non sembra affatto promettente. Prime's Prophecy racconta la storia di Rika. È una ragazza che è solamente una comparsa in Crystal Season, ma qui diviene protagonista indiscussa. Ambientato qualche anno dopo le vicende della compagnia di eroi di Crystal Season, Prime's Prophecy racconta di una guerra tra i due grandi regni, Sorion e Turim. Lo scontro è però in realtà un pretesto, uno sfondo per una vicenda ben più importante, ovvero una profezia che aleggia sui primi, delle entità antichissime che, come gli dei greci, si confondono tra la gente e sono in grado di assumere ogni aspetto e identità. Si dice che una piuma bianca li ucciderà, e ovviamente alcuni di essi si rifiutano di sottostare a una tale profezia, sebbene non sappiano cosa essa voglia dire, dimostrandosi quindi molto più umani nelle loro paure e reazioni di quanto essi vogliono ammettere. Guardians Genesis racconta la storia di Kira, una ragazzina di 15 anni dotata di un grande potere interiore, che ella avverte ma non sa come usare. I suoi interessi sono unicamente viaggiare insieme a suo fratello, un bardo cantastorie, e il suo amico storiografo di cui è invaghita. La ragazzina si troverà comunque a vedere il suo idillio spezzato dalla chiamata del destino, trascinata a forza in un mondo lontano, Stasis, una terra che si dice abbia ospitato i primi alle origini del mondo ed è attualmente minacciato da un individuo potente quanto gli dei stessi, che si fa chiamare l'Evocatore Astrale, in grado di tramutare gli esseri umani in mostri e risvegliare la parte più brutale di essi. Amami come il vento ama le foglie racchiude 18 racconti che trattano vari temi che mi appassionano. Tra di essi ci sono l'amore, ovviamente, ma anche la vita, la morte, la tristezza, la paura, l'ansia, gli incubi e le ossessioni. Tanti tratti molto umani, identificati spesso come negativi, ma facenti parte delle vite di tutti noi, in realtà, volenti o nolenti. Non si tratta di un libro romantico, va invece a colpire la sensibilità e lo stomaco a volte, con racconti forti che vogliono intenzionalmente scuotere gli animi con la loro irruenza. L'amore apre la scena e la speranza la chiude, due capisaldi della vita in mezzo a tante asperità. «24 frammenti di noi»
racconta per l'appunto 24 storie reali di persone da me intervistate e malate di problematiche croniche intestinali. Si tratta di un libro, questo, che mi è stato proposto di scrivere dall'Associazione Anna, Associazione Nazionale Nutriti Artificialmente, che ne ha finanziato la pubblicazione. Mi ha fatto piacere scrivere questo libro che narra storie molto crude e reali, a volte infelici, a volte no. Si presenta come un contenuto che può, secondo me, colpire molte persone nel vivo e far riflettere sulle cose futili per cui spesso ci si lamenta. Questo è tutto. Se avete ascoltato fino a questo punto vi ringrazio e vi invito a farmi sapere cosa ne pensate, a farmi domande nei commenti, anche su aspetti che ho dimenticato di trattare o evitato per non dilungarmi troppo. Il contatto per chiedere informazioni lo vedete a schermo e in descrizione e io comunque resto sempre disponibile nei commenti. A presto!